Ciao amici, benvenuti nel mio canale Max Recensioni. Oggi vi presento un paio di cuffiette con filo, quindi con cavo, che hanno delle particolarità. Abbiamo visto in passato le Ludos che sono davvero eccezionali. Ho voluto provare queste Omax Warhammer perché hanno comunque, oltre all'innegabile vantaggio di avere i gommini in memory foam che a me non danno fastidio e quindi riesco a utilizzarle per parecchio tempo senza avere fastidi, hanno anche un'ottima dotazione che permette di avere una bellissima custodia per riporle, un cavo per dividere il segnale, quindi per lo split del segnale da cuffia a microfono a auricolare, e in dotazione anche hanno i gommini di ricambio, che sono della dimensione standard, altri due rossi, altri due che sono comunque neri come quelli in dotazione, e ce ne sono altri 4, due più piccoli e due leggermente medi. Quindi dal punto di vista della dotazione davvero ottimo il dispositivo. Come vedete si presenta molto bene, ha anche la possibilità di essere magnetico, quindi potete tenerlo al collo senza che vi cada, ha un filo piatto che, questo dal punto di vista sicuramente del touch and feel, è forse leggermente inferiore rispetto a quello che ho provato sulle Ludos. Ha comunque una buona qualità generale, soprattutto per quanto riguarda la qualità costruttiva, ha una buonissima anche lunghezza e si riesce a tenere molto bene. È sufficientemente lungo, come vedete, parliamo di circa 1,5 metri, che potrebbe comunque esservi molto molto utile. E una particolarità che ha è che anche questo comando è possibile avere l'aumento del volume andando a lavorare su questo selettore per incrementare comunque il volume e avere il tasto di risposta o di chiusura della chiamata. Quindi dal punto di vista sicuramente della qualità costruttiva, dei materiali e del rapporto qualità prezzo, perché ricordiamo che costano meno di 18 euro su Amazon, vi metterò il link per l'acquisto se volete acquistare. Molto molto interessante anche, quindi, come vi dicevo, il rapporto qualità prezzo. In dotazione vengono dati anche degli adesivi, una brochure con varie lingue e degli adesivi. Sinceramente qui non c'è sicuramente preferenza left or right, perché sono praticamente simmetrici, quindi non avrete sicuramente problemi a dove li mettete. Stanno davvero bene sull'orecchio, sul nostro padiglione auricolare, e non danno fastidio. E anche a livello di connettoristica e a livello di potenza e di pulizia del suono, ricordiamo, sono davvero buoni, perché se andiamo a vedere le caratteristiche elencate nella scatola, vi permettono di vedere che hanno un'impedenza di 16 ohm, hanno una sensibilità di 98 dB assolutamente, quindi da 15 a 21.000 Hz, un range dinamico molto buono. Si sentono bene i bassi, anche i medi, e quindi tutte le frequenze sono comunque ben riprodotte da questi auricolari, che pesano davvero pochissimo e sono comunque, secondo me, una buona alternativa a tante altre cuffie. Mi riprometto di andarvi a fare una comparativa, ovviamente a livello di feedback dopo l'uso di queste e delle Ludos Clamor che ho, e quindi aspettate un confrontino magari in futuro con le pro e contro dei due marchi, che sono comunque dei marchi buoni, perché hanno comunque dei feedback, delle recensioni molto molto buone su tutti i fronti. Grazie ancora per l'attenzione, mi raccomando, restate sintonizzati, iscrivetevi al canale, commentate e aiutatemi a crescere condividendo i miei contenuti. Grazie e alla prossima recensione. Over, you just can't breathe.